salutai allora Fausto che è venuto. Ciao Fausto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, questa sera la nostra chiacchierata nasce da una premessa che poi una domanda, perché ci scrive un ascoltatore che credo si chiami Andrea, non vorrei sbagliare, si chiama Andrea, che ci scriveva: sono un tassista di Roma, per dare una mano al risveglio delle coscienze ascolto e faccio ascoltare interviste e conferenze varie su vari argomenti. Nella macchina precedente avevo installato anche un monitor e mandavo in onda, tra virgolette, anche i video. In anni di questo secondo lavoro ho notato delle reazioni delle persone che si trovano ad ascoltare notizie e pensieri discordanti e dissonanti con i media molto simili. La maggior parte delle persone tende a distrarsi, chi può mettere le cuffie e ascolta musica, c'è chi si addormenta in un tempo record, letteralmente si spengono. Chi non può distrarsi in altro modo mi chiede di poter abbassare il volume fino a non riuscire a sentire i dialoghi o spegnere la radio per un mal di testa. Io non insisto mai, dico che stavo seguendo con attenzione quello che si diceva, ma se insistono spengo tutto. La cosa sorprendente è l'uniformità di queste reazioni. Molti ignorano la cosa, ma chi commenta lo fa dicendo più o meno le stesse cose. E allora si chiede lui, è possibile una programmazione mentale di massa che di fatto quindi giustifichi queste reazioni? Quindi viviamo in una sorta di gap di uniforme pensiero, e se sì, come se ne può uscire, caro Fausto? È molto bella questa, è molto istruttiva questa testimonianza di questo amico tassista. E, quello che dice è vero, cioè lui ha notato una cosa reale. Cioè, ma com'è che le persone dicono più o meno tutte le stesse cose? O quantomeno ci sono delle categorie di reazione ben precise, no? E com'è? Allora, no, la tesi complottista potrebbe essere: c'è una programmazione di massa. È abbastanza così, però bisogna vedere chi la fa la programmazione di massa. La fa la CIA, chi la fa? Diciamo che la programmazione la fa chiunque ha un interesse a manipolare, no? O chiunque ha un interesse a dare una mano, perché il problema è come si usano i pensieri. Cioè, noi tutti agiamo sulla base di quello che pensiamo. Cioè, prima di agire, e quello che conta nel mondo poi sono le azioni, però dobbiamo farci un'idea, una rappresentazione di varie cose, farci una rappresentazione della realtà nella quale dobbiamo agire, no? Quindi pensarla e dire, bene, allora penso di fare così e poi farlo. Questo è il meccanismo. Allora, il problema è chi entra in questo meccanismo, se lo facciamo noi da soli, o se veniamo manipolati, o se veniamo aiutati, perché questo può essere fatto da una mamma che vuole indurre il figlio a fare una certa cosa, lo può fare per il suo bene o per manipolarlo, o può essere fatto da una multinazionale per la quale lavori, può essere fatto dalla pubblicità che vuole indurti a comprare delle cose, può essere fatto da qualcuno che sparge messaggi di bene per aiutarti a pensare, e può essere fatto da grandi poteri oscuri, dei quali io stesso parlo, i cui capi, invece di occuparsi di finanza, di politica e di altre cose che comunque dipendono da loro, ma dipendono dai loro assistenti, si occupano intensamente di produrre forme pensiero, come le chiamiamo noi che ci occupiamo di queste cose, cioè di produrre quelle che si chiamano le sbarre di una gabbia fatta di forme pensiero all'interno della quale puoi far pensare le persone. Quindi, come dire, dare alle persone dei punti di riferimento, fare in modo che questi punti di riferimento, questi pensieri già preconfezionati, le persone li diano per scontati, come le sponde di un biliardo, diciamo, e i loro pensieri, i pensieri di chi pensa nell'ambito di questa gabbia di forme pensiero, non escono al di là delle palle di un biliardo che sbattono contro queste precise quattro sponde del biliardo, che sono inclinate a seconda dei desideri di chi vuole manipolare. Diciamo, questa è un po' la cosa. Quindi la funzione del pensiero è quella di capire come muoversi nella realtà e come comportarsi, e quindi questa cosa può andare verso il bene o può essere deviata verso cose che non sono il bene, dipende dagli interessi. Quindi c'è una macchinazione mondiale, diciamo, ma tutti
siamo coinvolti in mille macchinazioni, anche quelle che facciamo noi per manipolare qualcuno o per indurre qualcuno a scegliere una certa cosa. Diciamo, ci sono due grandi correnti e due grandi disposizioni dell'animo. La disposizione dell'animo di chi vuole parlare con qualcuno, suggerirgli dei pensieri, delle azioni, ma volendo stimolare il pensiero di quella persona, la sua indipendenza, la sua libertà, che le conclusioni siano tratte dalla libertà di quella persona. E questo è il fatto positivo. E poi ci sono tantissime situazioni nelle quali qualcuno o dei gruppi o degli interessi vogliono invece indurre un pensiero in parte passivo, cioè io ti do dei punti di riferimento, faccio in modo che tu li accetti per buoni, poi tu ragioni con quei punti di riferimento aggiungendoli ai tuoi e il tuo pensiero è stato condizionato. Quindi tu compri quello che dico io, voti il partito che dico io, segui il prete che dico io, il religioso che dico io, la New Age che dico io, quello che dico io, no? E quindi, siccome le fabbriche di forme pensiero poi producono certi pensieri per certe epoche, e quindi perché la gente si mangia le merendine? No? Perché la gente. Perché pensa, vede la pubblicità, tutto viene presentato carino, buono. Perché la gente ascolta Salvini o Di Maio o Renzi? Perché loro inducono delle forme pensiero in parte giuste e in parte deviate. La gente non ragiona su queste forme pensiero e su questi pensieri fino in fondo, ne prende un pezzo e lo prende spesso in base a come sente più che a come ragiona la propria anima, no? Quindi spesso quello che ci induce ad accettare dei pensieri deformati e che quindi poi ci fanno agire di conseguenza male, o bene per qualche potere che ci vuole controllare, questi pensieri, diciamo, sono deformati, ma si attaccano dentro di noi in quanto ci sono delle forme di egoismo, delle forme di condizionamento interiore, delle forme di voglio questo, voglio quest'altro, eccetera, eccetera, che alle quali si aggrappano queste cose perché sfruttano delle nostre debolezze. Troppo complessa sta cosa che ho No, no, detto, non è complessa. no? C'è anche una sorta di, come dire, di sforzo che forse le persone, ci mettiamo dentro anche noi con le nostre Tutti noi, debolezze, certo. cioè a volte non, o non vogliamo ascoltare o vedere, o comunque anche se sappiamo il meccanismo, però il cambiamento richiede sempre uno sforzo e non Certo. tutti sono poi disposti a farlo. E di quello si approfitta perché nessuno si rende conto, o pochissimi nella nostra epoca, che noi per migliorare abbiamo bisogno di fare degli sforzi. Perché abbiamo una sorta di lato oscuro, latente e onnipresente nella nostra vita, che tende sempre a farci agire in direzione dell'egoismo. No? La crescita è proprio nella forza che sviluppiamo superando i nostri egoismi, i nostri vizi, i nostri problemi. Però questa tendenza è sempre presente ogni giorno, quindi richiede ogni giorno un superamento. È come dire, il corpo umano di per sé, no, ha una tendenza, non vorrebbe muoversi, se non vorrebbe stare stravaccato su una poltrona, no? Vorrebbe fare gesti lenti. Ma se tu vuoi avere un corpo funzionante, devi fare lo sforzo di farti una passeggiata, di farti un po' di ginnastica o di fare yoga o di fare quello che ti pare, perché questo fa crescere i muscoli del corpo, ti fa diventare più flessibile e ti fa stare meglio. Quindi la vita è comunque, e questo vale a livello del corpo, ma vale anche a livello dell'anima, e questo non si dice abbastanza, insomma. Quindi, non so, il grande condizionamento delle droghe o perfino della marijuana, no? Se uno studia la marijuana, la cannabis dal punto di vista sottile, quindi di quello che avviene nei corpi sottili, si rende conto che tu te la prendi, ti fai una bella canna per rilassarti, no? E quindi questa forma di rilassamento ti induce dopo una giornata di stress, a dire: beh, mi faccio questa cosa, la fanno tutti, eccetera, eccetera. Però è una deformazione, anche questa è una forma di pensiero deviata e sbagliata, perché l'effetto sui corpi sottili è che se io poi sono ansioso, o sono pauroso, o sono rabbioso durante la giornata, l'effetto di questa sostanza è che mi rilassa in quel momento e dopo, un po' alla volta, mi mantiene nello stato di rabbia, di ansia, oppure me la fa anche crescere, normalmente me la fa crescere. Quindi che io induco la forma pensiero generale per cui questa cosa non fa nulla, faccio solo semplicemente un esempio, poi
perché mandi in giro orde di pannelliani a fare questa cosa per anni, no? È un lavoro che qualcuno ha fatto, insomma, ecco, perché la gente peggio sta, meglio è. Ma ho fatto solo un esempio. Gli esempi sono infiniti. Guardate l'esempio delle forme pensiero che girano sull'immigrazione, sul nero, su quello, su quell'altro. Tu entri in un bar della Padania, ma ormai non più solo della Padania, di tutta l'Italia, e come il tassista si aspetta ormai, tu entri e cominci a sentire le stesse forme pensiero, cioè gli stessi discorsi. Tutti dicono le stesse cose, ma tutti chi? Quelli che non pensano veramente fino in fondo, quelli che in parte pensano e in parte si fanno pensare sfruttando degli elementi egoici, negativi, sfruttando il nostro lato oscuro. Diciamo, le manipolazioni di pensiero si fanno sfruttando le varie articolazioni del nostro lato oscuro. A proposito di droghe, se questa diffusione anche a prezzi sempre più bassi, utilizzando negli ultimi anni anche la manovalanza spesso di queste persone che sono sbarcate in Italia, a chi giova? Perché poi chiaramente anche a livello mediatico politico il bersaglio è l'ultimo anello di Certo. questa distribuzione, e quindi poi magari viene beccato, viene espulso, eccetera. Però dietro immagino ci sia un'organizzazione molto più vasta che forse ha anche queste finalità qui. Guarda, io negli anni in cui facevo l'analista politico governativo mi resi conto di una cosa molto facilmente. Conoscendo in dettaglio come funzionano gli organismi di uno Stato e degli Stati, cioè quando uno Stato vuole mettere fine a un fenomeno delinquenziale, di ribellione, di opposizione perfino armata, no? Terrorismo, è in grado di farlo in poche settimane. Perché la potenza di fuoco, diciamo, informativa, di azione di uno Stato è enorme, di qualsiasi Stato. E quindi mi convinsi presto che se non lo fa, vuol dire che all'interno dello Stato c'è qualche cosa, qualche forza o qualcuno che fa in modo che questo non avvenga. Quindi, perché c'è tutta questa diffusione della droga? Vai a vedere chi protegge e alimenta i canali della droga in Sud America o in Afghanistan. Stranamente, interi territori conquistati da truppe, da forze occidentali oppure controllati molto bene da CIA e altri gruppi, poi sono quelli dai quali vengono fuori le fonti di droga. E com'è che questa distribuzione non viene impedita? Bah, in una normale città, se ci si mettono le forze dell'ordine, un po' di servizi segreti, un po' di cose, il fenomeno di questi quattro pezzenti, poveretti, che fanno la distribuzione della droga viene spento subito. Ma da dove nasce questa cosa? Le droghe, così come il fumo e l'alcol, furono immessi nel secolo scorso come grande consumo perché tutte queste cose ostacolano il risveglio di coscienza, sono degli addormentatori di coscienza. Siccome era previsto che negli anni 60-70 ci sarebbe stato un inizio di grande risveglio di coscienza, che è quello che stiamo vivendo, servono gli addormentatori. Gli addormentatori sono i farmaci, l'alimentazione non vitale, i vaccini, l'inquinamento, le forme pensiero devianti, e quindi mettiamoci pure le droghe. Quindi negli anni 60 il primo risveglio lo fanno i figli dei fiori. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, un messaggio enorme, no? Un messaggio incredibile, dice non accettiamo più quello che dicono gli stati e diventa un fenomeno abbastanza di massa. E che cosa hanno fatto loro? Mettete i fiori nei vostri cannoni, siete figli dei fiori? Benissimo, allora prendiamo i fiori, ci facciamo le canne e ve li ficchiamo in bocca. Questo è stato la prima grande deviazione del risveglio, insieme alle mille altre deviazioni che sono in corso, una finta New Age, un fintolismo, tante finte spiritualità, il culto della materia, il mandare a male tutti gli ideali facendoli trasformare in ideologia in modo che andassero a male, uno con l'ideologia buttasse a mare anche gli ideali, che è la nostra epoca, e quindi buttate a mare gli ideali con le ideologie, mandate a male col terrorismo, mandate a male con la loro evidente demagogia. Però si sono buttati via anche gli ideali che erano dietro le ideologie e ci ritroviamo in questo momento in una cultura povera, priva di punti di riferimento, in cui i punti di riferimento sono diventati le forme pensiero consumistiche, quelle egoistiche, quelle edonistiche, un disastro. Ecco.
appunto, di questi meccanismi manipolatori. Un altro che mi sembra molto pressante, forse anche di più, è quello sessuale, nel senso il bombardamento continuo di riferimenti di questo tipo, anche la diffusione sottaciuta o poi neanche più di tanto, no, della prostituzione, anche qui immagino che ci siano delle organizzazioni, perché si sa che ci sono ragazze, trans, tutto quello che vogliamo, che girano di città in città trovando sempre la casa libera proprio al momento giusto e c'è un giro, insomma, credo notevole. E anche questo, cioè una concezione del sesso, diciamo, consumistica e anche compulsiva, se vogliamo, instillata nelle persone, che conseguenze può avere? Beh, che conseguenze? Ha delle conseguenze enormi. È una delle cose di questo quadro di cui stavo parlando. Noi lo vediamo a livello di corpi sottili quello che avviene, ma lo vediamo anche nella visione della vita ordinaria. Ma vedendo quello che succede nelle anime, nelle aure della gente, è molto forte quello che succede. Faccio un esempio partendo dal contrario, no? Forma manipolatoria precedente era quella religiosa, non lo fa per piacer mio, ma per far piacere a Dio, no? Quindi questa situazione nella quale il sesso era solamente riproduttivo, no? È fatto solamente nell'ambito di precise cose che ti piacesse o meno, che tu amassi o meno la persona che stava con te. Questa era la forma pensiero che teneva sotto controllo le persone e le manipolava in un certo modo. Adesso siamo passati, siccome quella forma pensiero non regge più, perché la gente non accetta più supinamente dei precetti religiosi devianti, delle forme pensiero oscure religiose devianti, e non le accetta più, viva Dio perché il risveglio sta avvenendo. Allora prendiamo quelli che si risvegliano, si stanno cominciando a risvegliarsi, il cui risveglio quindi non è ancora completamente consapevole, e buttiamoli completamente dall'altra parte. E quindi quelli che io chiamo i grandi maghi neri che sono dietro la costruzione di forme pensiero hanno prodotto la forma pensiero della libertà sessuale. Cioè, e in questo c'è il satanismo che ce l'ha messa tutta con Crowley e tutti questi satanisti che vanno in giro a predicare l'amore libero, l'amore non fatto di amore. Cioè, l'amore è volere il bene dell'altro. E la nostra passione amorosa per il bene degli altri, all'interno di questo ambito, di questa passione per il bene dell'altro, del partner, e all'interno di questa cosa, l'amore diventa un atto sacro, l'amore fisico. Al di fuori è un atto, diciamolo pure, depravante, perché aumenta l'elemento egoistico dell'essere umano in maniera forte. Quindi io più lo esercito per provare solamente io piacere e non per dare amore all'altro, anche con il corpo, no? Più lo esercito in questo modo, più aumento gli elementi egoistici. E gli elementi egoistici sono gli elementi del nostro lato oscuro e sono deformanti. Quindi in questo modo, poi con internet, con la diffusione con internet, YouPorn, tutta questa roba qui, io vedo una diffusione vera e propria di malattie psichiche. Cioè, questo sta veramente diventando enorme. Cioè, l'autoerotismo che sta venendo fuori sta diventando una forma, non solo l'autoerotismo, anche il sesso libero e tutto quanto, ma forme di autocompiacimento delle nostre parti più basse, per le quali non c'è nessun problema, ma il fatto è che quando si esaltano troppo, io sto sbilanciando troppo la mia struttura, invece che verso l'alto, verso l'ideale, verso il cielo, verso il bene, la sto sbilanciando verso la sensorialità egoista e mi trasformo sempre di più in essere abbastanza bestiale, insomma, ma questo poi si riflette in comportamenti egoici accentuati anche laddove non c'entra il sesso. Quindi io divento un migliore schiavo della pubblicità, dei partiti, della finanza, perché sono più concentrato sui miei egoismi e allora mi imbrogliano facilmente. Fausto, grazie Aspetta, per non ho questo finito. tuo altro intervento, ci Aspetta, risentiamo la aspetta, prossima aspetta. settimana e iniziamo anche a scriverci come ha fatto questo amico tassista, redazione@bordelloresi.it, se c'è qualche Aspetta un indizio attimo. Pronto? particolare. Pronto? Mi senti? Aspetta un attimo, non abbiamo finito. Ah, vai, Devo vai. dire un'ultima cosa, che è l'elemento positivo, ma noi come ci liberiamo da ste gabbie? Se no facciamo i complottisti del cavolo, come al solito. Cioè, queste gabbie ci vengono incontro perché noi impariamo a liberarcene. Ma come ci si libera? C'è un fondamentale elemento per liberarsi, è la nostra voglia di bene.
Quindi noi quando ci troviamo di fronte a un pensiero, a voglia di bene si chiama amore, che noi siamo in grado di esercitare. Quando io mi trovo di fronte alla cosa che dice l'immigrato è cattivo, no? O il sesso libero è buono, o compra questo prodotto, oppure questo partito è buono, oppure quello che dice Salvini è vero, io dovrei misurare il pensiero che mi viene indotto sulla base della mia voglia di bene e dire, ma pensarlo fino in fondo, ma questa cosa che mi stanno proponendo, questa merendina, questo sesso libero, questa canna, la accetto perché me la dà qualcuno di seduttivo, oppure è veramente il bene mio e di tutti, non solo il mio, il bene mio e di tutti. E quindi io metto in campo l'amore. L'amore, questa mia riflessione profonda, questa mia ricerca della verità. Questa mia ricerca della verità mi libera dalle gabbie. Quindi solo l'amore, che è la ricerca della verità, ci libera dalle gabbie di forma pensiero. E lo può fare, ma questo bisogna esercitarlo, questo è uno sforzo. Altrimenti si rimane in gabbia. Certo. E invece noi vogliamo provare a vedere se. Ma c'è una grande voglia di verità in giro, solo va aiutata. E ci proviamo nel nostro piccolo. Se avete domande, scrivete a redazione@bordernet.it, come ha fatto l'amico tassista. Io ringrazio molto Fausto e alla prossima settimana. Grazie, ciao a tutti.